La Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio no a tutte le mafie e alla criminalità organizzata attraverso il testo unico sulla legalità. Il progetto di legge è stato approvato ieri dalla Giunta regionale e sarà portato all'esame dell'Assemblea legislativa per l'approvazione definitiva entro l'autunno. Nei 48 articoli del provvedimento sono diverse le nuove misure previste, fra le più importanti la lotta all'usura, l'assistenza alle vittime degli strozzini e dei racket, un forte controllo sugli appalti, la tutela della sicurezza sul lavoro e azioni di prevenzione e contrasto della corruzione. Introduciamo gli elenchi di merito delle imprese che si affiancano ai rating di legalità stabiliti dall'Agenzia Nazionale Anticorruzione e tavoli di sindacati, forze sociali e organizzazioni economiche per quello che possono essere appunto la gestione delle imprese confiscate o interdette. È complessivamente un lavoro che appunto affronta a 360 gradi il tema della legalità e della diffusione della cultura della legalità, nonché della responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese della nostra economia. Noi abbiamo semplificato le leggi vigenti, le abbiamo portate ad un testo unico, perché la semplificazione mediamente aiuta anche a contrastare, da 170 articoli a meno di 50, più complessivamente un quadro che però rafforza alcuni strumenti.